Il programma di impegno civico raccontato dalle parole dei candidati in Abruzzo alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tutto questo nel corso di una conferenza stampa organizzata all'Aquila nella cornice della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, dove sono stati esposti dai candidati punti principali che, inseriti nelle linee programmatiche della forza politica guidata da Luigi Di Maio, rappresentano il fulcro. Parola a Gianluca Vacca e Primo Di Nicola, capilista a Camera e Senato. L'impegno civico invece si propone come forza per risolvere i problemi, non crearli invece come hanno fatto partiti come il partito di Conte o quelli del centrodestra, Salvini, che io ricordo che Salvini ha fatto cadere due governi, non uno, quindi che credibilità può avere un leader che dopo qualche mese si scoccia del governo che sta appoggiando e fa cadere un governo come ciclicamente ha fatto. La Meloni, non c'è nulla di più distante da noi di un partito come quello della Meloni, rischiamo di trovarci, di passare dal governo Draghi al governo Meloni, e questo veramente sarebbe un dramma per il Paese. In palio in queste elezioni ci sono certamente le bollette, le misure economiche che noi vogliamo finanziare anche con l'aiuto dei nostri alleati europei, ma in ballo c'è il destino della nostra democrazia e di che cosa vogliamo fare di questo Paese anche in termini di diritti civili, perché qui si annuncia anche una regressione in tema di aborto, di famiglia e di genere e matrimonio di genere. Questo è un quadro rispetto al quale i cittadini, anche gli aquilani, hanno il dovere di riferirsi tenendo conto di questi elementi, sapendo oggi per il domani che noi abbiamo fatto il nostro dovere lanciando questa sfida e venendola a testimoniare all'Aquila.